Fano fiorisce e chiude in bellezza con una domenica di tutto sole che regala ulteriori colori al pincio già addobbato a festa dai tanti espositori e florovivaisti del nostro territorio. Questa nuova versione della festa dei fiori è sicuramente un successo collettivo della città, dell'amministrazione e del tessuto economico-commerciale fanese. Oltre a questi ultimi, particolarmente apprezzati dai frequentatori, i tanti laboratori didattici, le visite guidate ai siti culturali della città e gli spettacoli a tema floreale, come la performance artistica del Ruvida Collettivo, che ha abbellito le 50 fioriere sparse per tutta la città. La festa dei fiori è un'esplosione di colori, è un'esplosione di fiori e i fiori hanno un linguaggio. Quindi oggi invito tutti coloro che hanno una persona cara a dire qualche cosa di importante, non con le parole, ma con un fiore. Credo che questo sia appropriato e ci diamo appuntamento al prossimo anno. Un'edizione questa che per ampliare i propri orizzonti ha pensato bene di strizzare l'occhio anche ai giovani con spettacoli alla Rocca Malatestiana e al Bastione San Gallo. La vera vittoria però, ha sottolineato una protagonista dell'evento, l'assessore al bilancio Carla Cecchetelli, è stata la collaborazione tra i vari soggetti protagonisti assieme a me in questa edizione. Fanno fiorisce e mi auguro il prossimo anno ancora più bella, ancora ricca di eventi. Gli operatori ci stanno credendo, i cittadini ci credono, lo vediamo insomma dai risultati di queste due giornate. Io sono passata anche ieri sera, era le 10, 10 e mezzo, ancora c'era la gente che girava negli stand. Quindi è una buona manifestazione, una buona soddisfazione, penso che debbano essere soddisfatti anche gli operatori. E un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato e hanno collaborato per portare, diciamo, questa manifestazione a crescere sempre di più. Sul fronte dell'apprezzatissimo concorso della vetrina più bella si registra la vittoria di Calzature Peppino, che si è aggiudicato così la prima posizione della vetrina più fiorita con 512 coupon su 1277 pervenuti per il concorso, vincendo così un weekend di tutto benessere.